Salve, io sono un educatore comportamentale e lavoro con un gruppo di 94 adolescenti con problemi di autismo. E spesso c'è una comorbidità di tipo psichiatrico. Noi abbiamo visto in particolare negli ultimi 2 anni che su soggetti che avevano una frequenza elevata di crisi epilettiche e considerati, ovviamente io non sono un medico, farmacoresistenti, per cui passavano da un farmaco a un altro senza che ci fosse un'effettiva riduzione, hanno invece funzionato, purtroppo, anche per la riduzione della crisi epilettica, gli ansiolitici. Tant'è che adesso c'è questa moda di entumizzare i pazienti. E quindi sono studenti, sono tutti ragazzi in età adolescenziale, tra i 14 e i 19 anni, però effettivamente gli effetti dell'ansiolitico hanno, cioè, ripercussioni anche sulla frequenza delle crisi epilettiche, con spessissimo danni dal punto di vista poi della regressione cognitiva. Grazie. Risponde il dottore Scifo, prego. In effetti, quando abbiamo una comorbidità con epilessia, se si riferisce all'utilizzo di ansiolitici classici, cioè per esempio le cosiddette benzodiazepine, le benzodiazepine hanno farmacologicamente anche un'azione anticonvulsivante, tant'è che il diazepam e molecole simili sono quelle utilizzate per il pronto intervento anche in pronto soccorso quando c'è una comizialità. Però laddove parliamo invece di trattamento a lungo termine, assolutamente non hanno più un ruolo di farmaci antiepilettici di prima scelta, anzi tendono ad essere assolutamente controindicati, e perché molto spesso nelle patologie di tipo appartenenti allo spettro autistico, molto spesso sul versante comportamentale vediamo degli effetti cosiddetti paradossi, cioè assolutamente l'opposto. In più sono delle molecole che creano fenomeni di tolleranza e di assuefazione che su una somministrazione di lungo periodo ovviamente creano una serie di problematiche assolutamente da evitare, oltre a quello che lei ha già citato di possibile interferenza negativa sulle funzioni cognitive che invece dovrebbero rimanere assolutamente integre. Per questo motivo abbiamo citato la necessità di individuare anche delle linee guida di corretto utilizzo degli antiepilettici che ci permettano di, soprattutto utilizzando anche le molecole di più recente generazione recente, che riducono assolutamente questo genere di problematica, laddove a volte la farmacoresistenza può essere legata ad un utilizzo non adeguato, cioè non avere provato tutti i dosaggi, non avere provato eventuali associazioni, perché è possibile anche in forme di farmacoresistenza utilizzare le cosiddette politerapie, cioè uno o due farmaci antiepilettici, e cercando poi anche di valutare in maniera più precisa, con studi elettroencefalografici più precisi, che tipologia di epilessia abbiamo di fronte. Questo ci permette un utilizzo dei farmaci antiepilettici un pochino più selettivo, un pochino più mirato, e che possa appunto tenere conto e della necessità del controllo delle crisi epilettiche, ma assolutamente che non sia a detrimento, che non sia con effetti collaterali negativi sulla cognitività e sull'assetto comportamentale. Prego. Good morning, I'm Dr. Kleinhardt. Buongiorno, dottoressa Kleinhardt, Sudafrica. Sono curiosa rispetto a quanto ha detto il dottor Sciutto. Esiste un tipo specifico di epilessia, secondo la sua classificazione, che è più frequente nell'autismo? Come il piccolo male, il grande male? Come lo definisce lei questo tipo di epilessia? È tipico dell'autismo? È qualcosa che è più frequentemente presente nei soggetti autistici? Nella mia esperienza personale, il tipo di epilessia è altamente eterogeneo nei soggetti autistici, ma ci sono vari autori
che hanno presentato diversi dati in letteratura che parlano di una frequenza leggermente più alta nell'epilessia generalizzata con anomalie parassistiche dei lobi dendrali sia a destra che a sinistra e con un andamento focale della crisi epilettica successiva alla prima fase generalizzata. Quindi in una popolazione più numerosa gli aspetti clinici e fenomenologici sono assolutamente eterogenei, per questo è essenziale valutare correttamente i casi su base individuale per comprendere quale tipo di anomalia elettrica è presente utilizzando le tecnologie più moderne che ci consentono, come il video EEG, l'Holter EEG, eccetera, che ci consentono di comprendere meglio la natura degli episodi. Prego. Buongiorno, io mi chiamo Orietta Martinelli e sono il presidente di un'associazione che si chiama Habitat per l'autismo, che opera su Roma, e sono la mamma di un ragazzo che come diagnosi ha in realtà l'epilessia mioclonico severa e poi come conseguenza un importante ritardo cognitivo e autismo. Allora, le mie domande sono due in realtà. Una è, mio figlio ha comunque una storia di farmacoresistenza, ora ha 13 anni, prende i farmaci da quando aveva un anno, ma soltanto da un paio abbiamo trovato la combinazione giusta, che poi è il Depakine associato con il Topamax, che lo protegge anche se in parte, perché per esempio quando ha la febbre non ci si riesce a proteggerlo in quel caso. Allora, io volevo sapere quanto questi farmaci assunti già dall'età di un anno hanno influito ovviamente negativamente nel discorso del ritardo cognitivo e nell'autismo, e poiché lui assume farmaci non per l'autismo ma per l'epilessia mioclonica severa, se sarà mai un giorno possibile toglierglieli. Grazie. Purtroppo stiamo parlando appunto di una forma epilettica molto severa, molto grave, quindi è un caso abbastanza estremo. Ci sono evidenze cliniche sul fatto che è l'epilessia stessa, mioclonica severa, che tende ad avere una ricaduta negativa anche sullo sviluppo cognitivo, per cui in teoria non dovrebbe esserci il rischio che i farmaci incidano negativamente sullo sviluppo cognitivo, poiché in questo caso è la patologia di per sé che invece incide negativamente. Anzi, qualora si riuscisse, perché è molto difficile purtroppo in questo caso controllare bene, e sicuramente c'è un accordo in letteratura che poi però va verificato sempre, come con tutti i farmaci, caso per caso, che l'associazione di acido valproico con il topiramato, l'abbiamo visto anche nella mia slide, il topiramato sembra essere molto efficace nelle forme cosiddette sintomatico, in cui sembra esserci una componente encefalopatica e appunto di ritardo mentale. In questi casi, soltanto monitorando e facendo delle valutazioni sul funzionamento cognitivo prima, durante e durante il trattamento, si può capire se effettivamente il miglioramento, la riduzione della crisi e il miglioramento del quadro bioelettrico possa produrre invece un miglioramento della cognitività, del funzionamento cognitivo, piuttosto che il contrario. Il problema è che non è difficile capire quanto chi prevale tra la base biologica patologica di partenza, questa forma severa di epilessia, e l'intervento farmacologico della molecola. Non è possibile dirlo in assoluto, in generale, però ecco, noi auspichiamo che e per questo motivo i farmaci antiepilettici si prestano, che la valutazione non debba essere solo ed esclusivamente clinica e elettroencefalografica, ma anche testologica, con un monitoraggio di tipo cognitivo che ci può permettere di capire e di ipotizzare quale può essere l'evolutività, che purtroppo così, con pochi dati, è impossibile dire con certezza.
Certo, sulla sul rischio che possa essere una somministrazione cronica, c'è oggettivamente questo rischio, ma per questa tipologia di epilessia, laddove invece fortunatamente per le forme di epilessia più comuni, le cosiddette forme idiopatiche, soprattutto quelle che hanno un esordio proprio nell'età evolutiva, che sono la maggior parte, in assenza di anomalie anatomiche, per esempio anomalie che possiamo vedere alla risonanza, molto è molto alta la possibilità di una completa risoluzione, quindi di una guarigione e di una sospensione del trattamento antiepilettico.